In un momento di grande crisi economica come questo, le piccole e medie imprese sono fortemente a rischio e devono lottare quotidianamente per evitare la chiusura. In Italia ci sono circa 40 fallimenti al giorno. Significa che in media ogni ora chiudono due aziende. Dal 2008 ad oggi 111.000 aziende italiane hanno abbassato le saracinesche per non rialzarle mai più. Per questo, in ogni puntata di Boss in Incognito, il boss di una grande azienda lavorerà a fianco dei suoi dipendenti sotto copertura. Lo farà per migliorare le loro condizioni di lavoro e per ottimizzarne i profitti. Parteciperò a Boss in Incognito perché voglio dimostrare di non essere solo il figlio del capo. La cosa più bella che mi potrebbe accadere in Incognito è trovare tutto bello, tutte persone motivate. Abbiamo bisogno di capire se le strategie di marketing vengono applicate nel giusto modo. In Italia ci sono delle aziende che fanno un bel prodotto e danno lavoro agli italiani. Made in Italy è come la bellezza che ci salverà. In questa puntata conosceremo Alessandro Onorato, armatore di quinta generazione di Moby, importante realtà del trasporto marittimo delle isole del Tirreno. La famiglia Onorato opera nel settore marittimo dalla fine del 1800, quando i capostipiti avviarono l'impresa armatoriale con due navi a vela che collegavano la Sardegna a Napoli. Da giovane boss elegante e aristocratico, Alessandro si trasformerà nell'intraprendente Gabriele. Le nostre telecamere riprenderanno tutto con la scusa di girare un documentario sul lavoro. Durante questa settimana di lavoro in prima linea, il nostro boss si cimenterà con la pulizia delle cabine e la manutenzione delle navi. No, non fai così, non devi sbattere il pennello non si sbatte. Conoscerà persone con storie difficili. Io mi sono andato a dormire anche settimane intere di giorno, io, mia moglie e mio figlio, senza chiedere niente a nessuno. Verrà sgridato. Tu alla gente gli devi dare solo indicazioni, non devi accompagnarlo con le mani, perché sennò qua non ci carichiamo più. E farà nuove ed importanti amicizie. E tu che consiglio puoi darmi? Viviti anche le ansie e le paure di sbagliare, vivitele. Solo alla fine svelerà a tutti di essere stato un boss in incognito. E a qualcuno darà un premio speciale. Secondo te perché ti ho mandato a chiamare? Sono Alessandro Onorato, ho 25 anni e sono armatore di quinta generazione della Moby. La Moby è una compagnia di navigazione che lavora tra l'Italia e le principali isole. La famiglia Onorato è una famiglia di marinai, prima che di armatori, originaria dell'isola di Ponza, dove il mio trisavolo iniziò l'attività che collegava all'epoca la Sardegna con due velieri. La Moby è stata fondata da mio papà Vincenzo, che negli anni 80 gli dà inizio a quella che è stata poi l'era dei traghetti con la balena blu. La crisi ci ha messo in una forbice molto stretta, perché da una parte abbiamo sofferto l'aumento dei prezzi del carburante e dall'altra le famiglie hanno una disponibilità di spesa minore. Se prima la gente poteva permettersi di andare in vacanza più volte, quindi noi potevamo permetterci di lavorare 5 mesi all'anno, oggi noi riusciamo a lavorare bene solo un mese, ad agosto. Abbiamo tagliato ovunque si potesse tagliare, ma non sul personale. Per noi le persone sono veramente importanti. Come mi ha insegnato mio nonno, se è vero che sei tu che dai il lavoro a queste persone, è anche vero che sono poi loro che ti rendono un armatore. Moby ha una flotta di 4 navi merci, 15 rimorchiatori e 13 navi passeggeri che solo nel 2014 hanno trasportato oltre 8 milioni di persone e 3 milioni di veicoli. Con 33.300 partenze l'anno e oltre 1.000 dipendenti, Moby è una delle aziende più longeve e attive del settore marittimo italiano. Da parte di mia madre sono figlio unico, da parte di mio padre invece ho 4 fratelli. Il primo è Achille, è nato da un primo matrimonio di mio padre. Poi ci sono Andrea, Carlotta e Tommaso, che sono invece nati da un matrimonio successivo rispetto a quello con mia madre. I primissimi anni eravamo sempre in giro e quando i miei si sono separati avevo 8 anni. Beh, diciamo che la mia impressione è stata quella di essere stato un po' abbandonato. La figura del padre c'era, cioè cercava di essere presente il più possibile, compatibilmente con i suoi impegni del lavoro del papà, cercava di esserci, però lui questa cosa l'ha vissuta come un abbandono e penso che sia una cosa abbastanza comune, purtroppo. Sentirò una cosa che sembrerà strana, ma
mi mancava le poche volte che faceva qualcosa, cioè se io magari giocavo in un anno 20 partite di pallone e lui magari veniva una partita, quella partita invece che rendermi felice mi faceva dispiacere per le altre 19. Crescere senza un papà ti toglie una direzione precisa, fai più fatica a importi come persona, come ragazzo soprattutto, diventa più difficile. Io ho ricominciato a legare con mio padre molti anni dopo, a 16-17 anni io mi ero appassionato un po' alla vela, alle regate. Mio padre timonava la mascalzone latino, quindi lo seguivo, andavo a seguire le regate o sul gommone, ogni tanto invece a partecipare anche a bordo. E per me era un po' scappare dalla routine di Milano e anche costruire un rapporto con lui. Come un padre riuscivo a essere un po' più libero, se vogliamo. Ho cercato io per primo di assomigliargli in delle cose, di prendere dei suoi atteggiamenti. E mi sono anche lasciato condizionare un po' su molte cose. Il fatto che lui appunto ami il teatro, ami la letteratura, ami i romanzi, ami le barche a vela, le regate, possono essere stati forzati, però alla fine è una passione che lui ha e che effettivamente ha in comune col papà. Mio padre è il mascalzone latino, assolutamente. Io sono entrato in Bocconi, ho studiato economia aziendale e gestione dell'impresa. E poi sono entrato subito in una vita d'azienda. Fin dai primi giorni dovevo sempre dimostrare di essere il più sveglio, il più brillante, quello con la risposta sempre pronta. E dovevo sempre dimostrare di essere comunque più bravo, più preparato anche degli altri, perché ero il figlio di, perché sono il figlio di. Io mi sono stancato di fare il figlio apprendista, quello che deve sempre imparare, imparare, imparare. Parteciperò a Boss in Incognito anche perché voglio dimostrare di non essere solo il figlio del capo, al di là degli studi alla Bocconi, al di là del lavoro fatto finora qua in azienda, non ho alcun problema a sporcarmi le mani, a lavorare con fatica e con impegno per quello in cui credo. Vuol far capire a suo padre la sua personalità, vuole che venga fuori effettivamente come lui. Penso che sulle navi il mio sia un cognome molto temuto. Quello che però mi piacerebbe, sinceramente, sarebbe che la gente mi rispettasse non come Onorato, ma anche come Alessandro. Prima di partire per la sua missione, però, il boss deve incontrare tutto il resto dello staff dirigenziale dell'azienda e comunicare loro la sua decisione di partecipare a Boss in Incognito. Buongiorno. Buongiorno. Oggi non ho voluto che mio padre partecipasse alla boardroom perché io credo di avere una personalità molto forte. Il mio problema è che di fronte a mio padre la mia personalità si annichilisce, tendo veramente a sparire. Come tutti ben sapete, il caro carburante ci ha messi alle strette, ormai da un po' di tempo. A quanto siamo arrivati quest'anno? 771 euro a tonnellata. Più del 10% dell'anno scorso. Per non parlare della riduzione della stagionalità, come sanno bene quelli del commerciale. Come si fronteggia? Come si sopravvive? Rimbocchiamoci le maniche di nuovo, concentriamoci sulla qualità. Sulla qualità delle nostre navi, sulla qualità dei nostri servizi di bordo, del bar, del ristorante, del self-service. Chi di voi è stato su una nave nell'ultimo mese? Nell'ultimo anno? Circa un anno fa. Vedete? Questo è quello che succede ad avere gli uffici a Milano, lontano dal mare. Ed è per questo che voglio tornare là. Mi voglio reimbarcare. Si è presentata la possibilità di partecipare a Boss in Incognito. Io ne ho parlato con mio papà, ne ho parlato con mio fratello e ci siamo detti, facciamolo. Abbiamo più di 20 navi, hai già deciso su quale ti imbarcherai? Russo, se te lo dico a te lo sapranno tutti entro il fine della giornata, quindi non ho intenzione di dirlo. Sarà una sorpresa per tutti. Va bene, buona giornata a tutti allora. Ciao, arrivederci. Adesso non mi rimane che andare a conoscere Alessandro. Non ci metterò molto ad arrivare. Abita a pochi chilometri da casa mia. Buongiorno, Costantino. Buongiorno, Alessandro Onorato. Molto piacere. Benvenuto. Grazie. Accomodati. Grazie. Come ci si sente ad essere già un armatore a 24 anni? Motivo di grande orgoglio, insomma, lavorare con mio papà è fantastico. Ti senti pronto per questa avventura?
Sì, assolutamente pronto. Sono molto eccitato l'idea di andare sulla nave. Vedo che le tue mani sono mani da signore di San Babila, non da, diciamo, operaio. È ora di sporcarle allora un po'. Pensi che questa esperienza possa aiutarti a diventare un boss migliore di tuo padre? Mio papà è una figura molto grande, molto ingombrante, ma d'altra parte anche suo papà lo era per lui, mio nonno. Una figura quasi leggendaria in famiglia. Quindi sì, bisogna misurarsi sul proprio padre e cercare di diventare migliore di lui. E allora lasciamolo alle spalle questo cognome. Creiamoci una nuova identità. Hai già scelto un nome? Sì, Gabriele. Come mai Gabriele? Era un personaggio di una commedia che avevo scritto qualche anno fa, un personaggio che avevo molto caro, perché era un giovane pieno di talento, pronto ad esplodere, no? Allora me lo sono preso un po' di buon auspicio, io poi sono molto scaramantico, quindi. Posso dirti che dobbiamo trasformarti anche perché sei il 24enne più vecchio che io abbia mai visto in vita mia. Sarà il look, sicuramente. Andiamoci a cambiare. D'accordo. Frequentando soltanto gli uffici milanesi, Alessandro sulle navi non è conosciuto. Quindi basterà levargli di dosso i suoi costosi abiti e dargli un'aria un po' più giovane. Adesso sembri molto più giovane. Vediamo come reagisce tua madre. Sei riconoscibile. Sono in shock proprio. Sei stranissimo. Sai che allo specchio anch'io ho avuto un momento di sobbalzo. Oh! Allora, cosa ne pensi della trasformazione di tuo figlio? Un po' uno shock è stato. C'è un Alessandro che proprio non riconosco. Secondo te ti riconosceranno? No, penso proprio di no. Adesso vai, ti aspetto un bel tragitto per arrivare a Livorno, dove ti imbarcherai. In bocca al lupo. Crepi. Per una settimana intera Alessandro, anzi Gabriele, starà lontano dalla sua famiglia e da tutti i comfort della sua bella casa. Vivrà in una delle cabine riservate ai dipendenti insieme al resto della ciurma. Con la scusa di un documentario sul mondo del lavoro, seguiremo con le telecamere ogni passo del nostro boss in questa sua prima giornata lavorativa. Il nostro giovane boss oggi sarà un marinaio. Cosa fa un marinaio? Tutto. Dallo sbarco, all'ormeggio, alla manutenzione dei ponti esterni. Il tutor per questo lavoro è Mario. Mario ha quasi 50 anni e sente di avere il mare nelle vene da quando è nato. E il mare è l'unico sollievo che ha contro le crisi di nostalgia di casa. Buongiorno. Buongiorno. Gabriele Levati, piacere. Mario, come va? Molto bene. Benissimo. Tutto a posto. Alla grande. Senti, allora, questa giornata sarò il tuo tutor, ti faccio vedere quello che si fa sulle navi. Adesso cominciamo con lo sbarco. Perfetto. Tra poco ormeggiamo. Mi raccomando, occhio ai passeggeri che camminano nei garage. Fai in modo che le macchine escono una alla volta, in fila indiana, senza far danno. La prima cosa è se non far danno alle cose e alle persone. Ok, mi raccomando. È un lavoro semplicissimo per adesso. Bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna essere abbastanza svelti e essere anche di pugno per questi passeggeri. Perché se ti vedono moscio, ti saltano addosso. Certo. Sta aperto il portellone. Mettiti da questo lato per uscire alto. Ok, mi raccomando, occhio. Dai schiaffi all'aria, dai schiaffi all'aria, vai. A posto, chiamati in macchina, fai segno, vai. L'ho visto un po' impacciato all'inizio, capito? È rimasto un po' titubante, come fosse una cosa non naturale farlo.
Vai, muoviti, non stare statico. Muoviti, vai avanti e indietro. Fai finta che stai lavorando come un pazzo. Avanti. Avanti, signori, avanti. Avanti. Alza la voce, signori, avanti. Vai, chiama. Chiamo, signori, chiamo. Per mia abitudine, se devo alzare la voce perché devo lanciare una bomba nucleare, invece lì per necessità bisogna urlare tutto il tempo e la cosa mi ha messo un po' in difficoltà, devo dire la verità. Lasciare libero! Venga! Dica! Abbiamo una macchina sulla rampa, non siamo capaci, sì, di ieri sera. A che ponte? Così, 4. Sì, l'accompagno. A un certo punto dei clienti mi hanno chiesto di aiutarli a trovare la loro automobile. Io mi sono assentato un momento con loro e al ritorno Mario mi ha richiamato all'ordine a non muovermi dalla mia posizione. Ma dove si sta? Cioè, i signori cercavano un attimo l'auto, l'ho portati alla rampa. Qua la gente gli devi dare solo indicazioni, non devi accompagnarlo con le mani, perché sennò qua non ci carichiamo più. Se siamo qua 500 persone a accompagnarlo uno a uno, facciamo notte. Ah, chiaro. Quando è una cosa, se non ti trovi, ufficio informazione, ponte 6, capito? Ma non per scortesia, perché dobbiamo fare un altro tipo di lavoro, no? Ok? Vieni avanti, vieni! Allora, Gabriele, il lavoro di nostro, il primo lavoro, quello di scaricare la nave, è finita. Adesso le nostre mansioni continuano, perché quella del marinaio non è solo la scaricazione, certo, ma la manutenzione di tutta la nave. D'accordo. Piccole lavorette di rassetto, pulizia, lavaggio. Andiamo a vedere il caposervizio che cosa ci ha preparato, ok? Ottimo. Andiamo. Io non sono migliore di nessuno e nessuno è migliore di me. Ognuno di noi abbiamo il nostro potenziale, basta solo attivarlo. Se c'è il passeggero ti può denunciare anche se apri la cabina così. A me non mi sembra ci sia molto da ridere. Ma io non sto ridendo. Sto sorridendo. Grazie. Questo è un po' sorriso, non so cosa. Alessandro Onorato, boss e armatore di quinta generazione di una grande compagnia di navigazione, si è camuffato ed infiltrato nella sua azienda per scoprirne gli aspetti negativi e quelli positivi. La sua indagine in incognito è solo all'inizio. La nave è la nostra casa, ricordati. Che se fai questo mestiere stai più sulla nave che a casa. Io faccio 8 mesi a bordo e 4 mesi a casa. A volte ho fatto tirate di 12 mesi. Ho capito. Da ammazzare. Io ti imito allora. Sì. Fai dall'altro lato, sotto. No, guarda, guarda me, oh, guarda me, guarda come si fa. Pulisci il pennello così, guarda. Pulisci, okay, il pennello, pulisci. No, non fai così, non devi sbattere il pennello. Il pennello non si sbatte. Si pulisce così, ma no, sbatte. Sbatte va da tutte le parti, ok? Ho fatto un po' casino. Oh, il pennello lo devi far scolare. Lo devi pulire, il pennello. Lo devi imparare o no? O non devo imparare? Tu sei sempre stato così? Così come? Impegnato, diciamo. Sì, io... Ma quando mi ricordo non è che sono stato più di 15 giorni a spasso. Devo stare a fare qualcosa. Non, anche adesso quando stacco qua vado un mese a casa, non è che sto senza fare nulla. Non ci riesco, allora rimonto qualcosa a casa. Ultimamente mi sono fatto il bagnetto nuovo, adesso ho intenzione di rimodernare la cucina, quindi fare la cucina in muratura. Faccio tutto io, perché so fare tutto io, però. Tu che studi hai fatto? Io ho fatto il liceo scientifico prima. Io ho fatto solo il primo nautico, perché volevo fare questo mestiere sempre. Mm-hmm. Però è una grandissima testa di... puntini puntini, non ho studiato più, me ne sono andato. Come ho finito la scuola, il primo anno, io mi sono imbarcato. Ho cominciato a navigare.
che era quello che poi volevi fare. E che volevo fare. E questa è l'unica cosa che mi vende, che non ho studiato. E sto facendo di tutto per far studiare i miei figli, sono quattro e mica uno. Lavoravo perché mia madre è una specie di carabiniere. E quindi non è che me lo facevo guadagnare il pane. E quindi non ho voluto studiare, vai a lavorare. E non è che mi sono messo a casa a girarmi i pollici davanti alla televisione. Certo. Sì. E anche tuo padre era severo? No, meno severo di mia madre. A me, tutti e due i miei genitori sono stati fondamentali. Perso mio padre, per una malattia, e quindi è brutto. Molto, molto brutto, però comunque si va avanti. Ma cosa è successo? Ho avuto un tumore, come un giro di 3 anni l'hanno tagliato tutto mio padre. Tumore al fegato, l'hanno tagliato tutto. Fegato, rene, pane, si è portato via tutto. A pezzi l'hanno portato, poi. E purtroppo sono quelle cose che ci puoi fare nulla. E tuo padre c'è qualcosa che gli avresti voluto dire? Mio padre? Un po' sì. E un po' no, non lo so, sono quei discorsi che non affronti mai con i genitori e poi quando ti vengono a mancare non sai che cosa volevi fare. Io ci penso quasi 2 giorni, ti ho detto tutto. Mi ha colpito perché io ho avuto un percorso di vita opposto rispetto al suo. Io a mio padre mi sono avvicinato molto grazie al mio lavoro, proprio perché volevo fare quello che voleva fare lui. La decisione più grande che ha fatto mio padre è che io non ho studiato e non ho continuato a fare niente. Quella è stata proprio la delusione più grande. È cambiato mio padre da così a così nei miei confronti. E si è trascinato negli anni, non abbiamo avuto mai un chiarimento e quindi... Sai, quelle cose che si trascinano così vanno a finire mille notte. Poi più passa il tempo non sai di chi è la colpa. Tu pensi sempre dell'altro e va a finire così. Che può fare? Purtroppo. Non sono riuscito a fare pace e lo farei molto volentieri, anche se mi dovrebbe costare a me sacrifici, capito? Che me ne sono pentito amaramente. Ma la prima cosa che farei, se potessi tornare indietro, lo farei. Saprei cosa dirlo. Che vuole dirle di tornare indietro? Questa cava. È un tarlo proprio. Tutti i giorni lo sogno. Tutti i giorni. Tutti. Tutti i giorni. Come faccio? Tieni in cuore. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Non sto più bene con me stesso, io non sono stato bene con me stesso. Avevo sempre questo rimorso di non aver chiarito con mio padre. Sempre, 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 sempre. Io ho scelto la mia vita, forse lui voleva qualcosa di diverso per me. Mi ha fatto fin troppo di testa mia. Lo devo fare per una scelta di vita, ok, ma se lo devi fare per ripiccare tuo padre, te ne pentirai. E a 50 anni non è che fai più. È brutto. Se puoi fare pace anche perdendoci tu, fallo. Ma non oggi, subito. Né oggi né domani, fallo subito. Il tempo è poco che ci abbiamo a disposizione, anche se sembra che ci abbiamo una vita davanti, ma il tempo è poco. Te accorgi quando, appunto, la persona che vorresti parlare non c'è più. Mario incarna un po' lo spirito del marinaio, proprio una persona se lo immagina. Era molto nostalgico e ha trasmesso un po' di nostalgia anche a me stasera. Buonanotte. Oggi il nostro boss passerà la sua giornata al bar della nave, non a sorseggiare vino pregiato, ma a preparare caffè alla clientela, pulire e spazzare. Insomma, farsi un discreto mazzo.
Uno dei problemi principali dell'azienda di Alessandro è che oltre al biglietto del viaggio i clienti non sembrano molto interessati ai servizi accessori della nave come il bar o il ristorante. Il nostro boss vuole capire perché. La tutor che gli insegnerà il mestiere di barista sarà Annalisa, una napoletana trentenne che dopo 2 anni di interruzione forzata finalmente da pochi mesi ha ripreso ad imbarcarsi. Il nostro boss si dimentica di essere in incognito e invece di presentarsi come Gabriele sbaglia e si presenta come Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Piacere, sono Alessandro. Annalisa. Arrivo lì tutto tranquillo, finalmente rilassato, allungo la mano. Piacere, Alessandro. Neanche a fare in tempo a capire l'errore che di nuovo. Alessandro, piacere. Piacere, Tony. Alessandro. Vieni, Alessandro, vieni. Per fortuna, nessuno sembra riconoscerlo. Innanzitutto, via l'orecchino. Arrivata, subito. Orecchino, via. La barba sempre fa, non fa niente il pizzetto. Se hai il pizzetto curato, non fa niente. Ma se io prendo la scheda e faccio così, no buono, perché sento questo rumore. Capito? Quando si è fuori lavoro, fuori servizio, può fare quello che vuole, però dietro al bar, no. Allora, al bar la prima cosa che si prende, cos'è? Caffè. Ok. Uno scatto, così. Lo aggiusti, lo pressi qui, lo metti qui sotto, stringi un pochettino, bicchierino sotto, è fatto. La nave non dà sempre la stessa pressione. Quindi, per esempio, adesso il caffè sta uscendo una ciofeca. Quindi, fin quando non ti esce il caffè come si deve, tu al passeggero non glielo devi dare. Vedi questo? Io non lo odio. Che cada un po' di caffè. Sì. Ah, si sbatte. Secondo te è buono questo caffè? Non so, non l'ho provato io. No, che è buono di gusto. Questo è buono. Ah, da utilizzare? No, si butta. Ma quando mai? Vieni qua, chi te l'ha detto? Metti qui dentro. Ma scusa, è andato a contatto con l'aria, tutto. A contatto con l'aria? Adesso, perché sta cosa, mette cadendo, vai, non ti preoccupare che è buono anche, svegliati un poco. Non succede niente, non ti preoccupare, non si prende nessun tetano, che. Okay. Io pensavo di buttarlo via, quando invece lei mi ha spiegato come fare a riutilizzarlo senza problemi. Ora provaci tu, va? Usa un po' di intelligenza, secondo te per toglierlo che devi fare? Ah, è stato. Ok. Alessà. Così, guarda. Così sfoghi pure il nervosismo. Ho paura che cada la cosa sotto. Non ti preoccupare. Non può cadere, non ti preoccupare. Metto sotto. Non tremare però. Scatto. Pigio. Pigia. Infilo. E infilo. Allora, che se... Aspettavo. Io alle 6 dovrei andare a cena. Tazzina dritta. Esatto. Prego. Ecco. Secondo te come sta uscendo? Così così. Allora, questo qua non va bene. Prova col secondo. Dai che sta uscendo buono, dai. Allora, il caffè è andata. Diciamo che è andato, ok? Al bancone c'è gente, vai. Prego, 5 allora. Vai con 5 caffè, vai. Quinto? Grazie. A lei. Prego. Grazie. Fai un po' così, movimento un po' così, basta così. Prego, decaffeinato perché? Prosecco, lo tengo dentro al frigorifero. Aspetta, non mi fare abbassare troppo, tengo la gonna. Hai visto che già stai diventando un po' più veloce?
Mo, qua stanno i panini, vieni. Ma la vetrina è sempre così appannata da fuori. Infatti, visto che ogni tanto fa la condensa, tu ti prendi un bel panno. Chi vuole prendere un prodotto che neanche vede bene? Una vetrina appannata non ha appeal. Alessà, veloce però, vai. Un po' di energia, vai. Ecco. No, 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 che roba, vai, ancora. Per un barista la cosa più faticosa è stare in piedi tante ore. Approfittando del bar vuoto, Annalisa invita il suo apprendista a sedersi nel retro. E da quant'è che lavori te? Io il primo imbarco l'ho fatto nel 2009. 100 giorni di imbarco. Sono tornata a casa che i tic. L'avrei fatto, oddio. E poi niente, poi ho avuto 2 anni di stop. Mi sono fermata a 2 anni perché ho scoperto di avere il cancro. Io mi sono vista il mondo proprio addosso quando ho saputo di avere il cancro. Stavo qua, era il 15 agosto, Ferragosto. Dimentica il bar, dimentica i passeggeri, dimentica tutto. Nel momento in cui pensi ho il cancro, devo morire, già sei morto. La prima medicina parte dal cervello. Vabbè, mi sono aiutata a livello alimentare, ho seguito una dieta particolare, senza lievito, senza niente. Mi facevo tutto il mio pranzetto, tutto proteico, uova, noci, non si capiva niente. Mangiavo l'impossibile. I medici, quando mi vedevano, io sono diventata 94 kg. I medici facevano, ma come è possibile? Mi sono operata, mi hanno tolto i linfonodi tutti puliti e me ne sono uscita solo con la chemio. Finito la chemio, faccio l'analisi dopo la terapia e mi dice, guarda, il tumore non c'è più. Mi mise a piangere, quando la dottoressa me lo disse, cioè, mi sono commossa. Perché poi tu pensi a tutto quello che hai passato prima, hai capito? Cioè, a cercare di mantenere il sorriso anche per mio padre, perché tengo mio padre che tiene 71 anni, vedovo. Quindi fargli vedere che stavo male mi faceva ancora più male. L'ho fatto pure per lui, capito? A stare bene io, credimi, veramente, perché mio padre è una persona che soffre in silenzio. Allora, sai, faceva una banda, preoccupata, tutto a posto. Aiutando gli altri, ha aiutato anche me stessa. Per mettere loro a proprio agio, io me la pariavo da solo, tipo mi facevo la doccia, uscivo fuori, guardato pulloncino, il pulcino, sai, questi fatti così. Ma come sei scema? Capì? Proprio a dire, guardate ragazzi, cioè tranquilli, è passeggero, poi mi crescono i capelli, non è un problema. Tu ora ti senti diversa rispetto a prima, cioè ti è cambiato tutto questo? Guarda, mi permetto di peccare di presunzione, mi sento indistruttibile. Che stai? Nessuno è migliore di te. Io questo ho imparato, che io non sono migliore di nessuno e nessuno è migliore di me. Ognuno di noi abbiamo il nostro potenziale, basta solo attivarlo, capito? E tu che consiglio puoi darmi? Viviti anche le ansie e le paure di sbagliare, vivitele. Ok. Cioè, non dire, ma no, hai visto, ho sbagliato, mannaggia, cosa... No. È ancora un po' insicuro. Deve ancora camminare da solo, sta ancora gattonando. Però dai, ce la può fare. Bellino Alessandro, fa tenerezza. Sei una persona intelligente alla fine. Grazie. Nel senso che... Siamo arrivati a vabbè, non sei un cretino, dai. No, nel senso che magari nelle movenze adesso sarà un po' pure l'imbarazzo, sarà così, ma non può comprare una tele, ci pare. Deve essere... Io sono onesta, voglio, così. Però non è vero, sei una persona molto profonda. Un babà. No. Uno strunzo. No, proprio uno strunzo, ma poco ci manca. Annalisa mi ha assolutamente commosso col suo racconto, perché una persona capace di avere così tanta forza, anche di fronte a difficoltà così grandi, addirittura capace di infondere forza nelle persone accanto a sé, deve essere assolutamente da esempio per le persone. Vabbè. Grazie mille, è stato davvero... Wow!
Alessa, tu bravo. Ogni tanto mi trovo a parlare di capitale umano, dell'importanza che hanno quelli che lavorano sulle navi per l'azienda e tutto. E a furia di ripetere queste cose mi trovo a perderne un pelo il significato. E poi conoscere una persona come Annalisa in un secondo te lo fa recuperare tutto. Te lo ricalcifica veramente nel cuore. Davvero una giornata veramente fondamentale. Buonanotte. La pulizia della cabina è una delle prime cose che un cliente nota quando si imbarca e se paga un biglietto vuole che tutto sia perfetto. Per questo oggi il nostro boss dovrà rimboccarsi le maniche e rifare con cura le cabine dei clienti. Ad insegnargli questo lavoro sarà Federico. La lontananza dalla famiglia gli pesa moltissimo, ma il lavoro è lavoro, anche quando ti porta lontano per tanti mesi da chi ami. Buongiorno. Ciao. Piacere, io sono Gabriele. Io sono Federico. Piacere. Tu lavorerai con me? Sì. Ok. Allora, noi facciamo così, ci prepariamo, vediamo se le cabine sono libere. Questo è il piano cabina. Quindi noi quante cabine facciamo di solito in un'oretta, un'oretta e mezza? 60, 70, 80 cabine. C'è qualcuno? La procedura è sbrandare prima tutte le cabine, prima i cuscini perché si possono perdere dentro le lenzuola. Apri le mani, il letto è questo, è quando hai le mani tue, non è che... Guarda che la prossima la fai tu, eh? Ok. Ok, dai, ma Federico, fammi provare a me, sennò aspetta, qua... Aspetta, la prossima cabina te la fai te, non ti preoccupare. O ti fai questa cabina te? Fammi vedere come inizi, come allora, fai. Prima la coperta, giusto? No, prima i cuscini. Ok. Anche l'altro, più presto, dai. Ok. Devi finire di aprire il lenzuolo. Ehi, guardi a me, il lenzuolo è chiuso, lo vedi? È chiuso ancora. Ecco qua, devi fare così, guarda, e così. Ok. Eccoci qua. All right, guarda come faccio io. Al minimo lenzuolo un pochino storico. No, no, ti faccio vedere ancora come si fa. E alla fine non mi faceva mai mettere le mani sui letti. Insomma, gelosissimo dei suoi letti e... molto molto preoccupato che non fossi in grado di farlo, ecco. Guarda cosa hai fatto, non va bene. Allora, così, guarda a me, mo ti faccio vedere, mo prendo altre due lenzuole e ti faccio vedere come si fa un'altra volta. Purtroppo è un bravo ragazzo, però non è capace di fare questo tipo di lavoro. Io preferivo fare io e farlo guardare, anziché mettere lui e poi rifarlo io. No, l'ho aperto io così le lenzuole? No. No. Me la pigli? Guardi, aspetta, no. Non fai così. Uno. E due. Ok. Procedi. Okay. Lui aveva difficoltà a capirmi perché io ci facevo vedere come si faceva, però lui faceva tutta un'altra cosa. Cioè, si muoveva differentemente. Un po' più in fretta, man mano prendi il cuscino e buttilo già su qua, non ti preoccupare. Fai un'altra cabina, però ti devi svegliare un po', eh? Ok. È molto lento, un lumacone, non è sicuro di se stesso. Ti devi svegliare un altro po', dai, porti il carrello, sì. Vai. Stai dimenticando qualcosa, se c'è il passeggero ti può denunciare anche se apri la cabina così. Bisogna bussare, c'è qualcuno?
Anche se sono inglesi, tedeschi, comunque sentono la voce e ti rispondono. Ci capita anche a noi, bussare cabine, escono i passeggeri, non rubere, hai rotto, cioè dire parole. Però noi ci giriamo le spalle, facciamo finta di non sentire e andiamo via. Alzi il materasso, assicurati che non c'è niente sotto. Ok. Questo è il primo, deve coprire tutto il materasso. Lavo anche la parte centrale o sui bordi? Lo tutto, devi lavare tutto. Ok. La cabina in questo momento è pulita. È pulita. Dopo aver fatto tutto il lavoro, io e Federico ci siamo un attimo rilassati, cioè eravamo nella sala dove si depositavano tutti gli asciugamani, i lenzuoli, così. Ci siamo fatti una chiacchierata molto lunga. Dimmi un po' di te. Tu che scuola hai fatto? No, io vabbè, ho fatto il liceo. Mio figlio fa il classico. Ah sì, quanti anni ha? Mio figlio ha 14 anni, li ha fatti a febbraio, fa il secondo anno del classico. Ah, ma dove? A Torre del Greco. A Torre del Greco. Bravo, scuola. Il numero uno. Lui vuole fare il giudice. Ah, però, sì. Wow. In latino, in greco, in inglese è una bomba, va bene. No, per fare il giudice deve essere migliore. Sì. No, è il numero uno della scuola. Se mio figlio fa il liceo e poi non continua più, io sono morto. Perché io faccio 5 anni di sacrifici. Poi dopo mi viene a dire non vuoi andare più a scuola, non sai fare niente. Che ci sei andato a fare? Non ci andavi nemmeno all'esilio, non andavi proprio. Andavi a lavorare e finiva la storia. Rimanevi asino come te. Lui, la scuola che ha fatto, il carattere che ha, lui deve finire la scuola. E se non dovessi farcela? Mio figlio no, ce la fa. No, ma dico tu a pagargliela. Io faccio di tutto. Io faccio di tutto, senza rubare, eh? Sempre onesto. Io faccio di tutto per tirare mio figlio, dopo posso morire. Quando mio figlio ha finito le scuole, posso morire. Non mi interessa più di vivere. E sei molto orgoglioso di lui. Sì. E lui è orgoglioso di te. Sì. Io penso che Federico sia una persona estremamente profonda e sensibile. È stato capace di dirmi io per mio figlio morirei. Ecco, sentire dire delle parole del genere fa veramente venire la pelle d'oca. E penso tutti i genitori sono così. Diciamo che trovi il genitore più cocciuto e non lo dimostra, però tutti i genitori per i figli brucia. Che vogliono fare duri, che ti vogliono castigare, sì, però all'interno non è così. E da quant'è che non vedi tuo figlio? Mio figlio no, io posso stare a casa. Quest'anno sono andato un po' meglio, ho fatto quasi 4 mesi. L'anno scorso ho fatto 2 mesi tutto l'anno. Purtroppo 2 mesi come deve mangiare la famiglia. Io mi sono andato a dormire anche settimane intere di giugno. Io, mia moglie e mio figlio, senza chiedere niente a nessuno. Hai capito? Zitti, muti, senza parlare, senza dire niente a nessuno, siamo andati a dormire di giugno. Settimane intere. Io ogni volta che sbarco prego che mi richiamano, perché si sa quando si sbarca e non si sa quando si imbarca. Quando stai tipo 2 mesi imbarcato non vedi la tua famiglia? No? No, mio figlio tutto il periodo che io imbarco non parla con me, non risponde al telefono, non parla con me. Ma davvero? Sì, a lui ci dà fastidio. Perché? È fatto così, sempre da piccolo, sempre così. Poi quando invece torni a casa? Quando torni a casa poi si cambia. No, te lo dico perché a mio padre è mancato tanto, no, in passato. Noi siamo cresciuti 6 di noi senza padre. Mio padre faceva 18, 19 mesi, una tirata. Mio padre io l'ho conosciuto quando è andato in pensione. Quando è andato in pensione poi ci voleva comandare e noi l'abbiamo mandato, scusatemi del termine, a cagare. Sono cresciuto solo, poi l'Indra Satti, vieni tu, vuoi comandare. Da dove sei uscito? Una vita intera sei stato a mare, ma non mi vuoi comandare, no. L'educazione sì, la disciplina sì, però comandare no, perché noi ci ha comandato. Mia madre ha fatto l'uomo e ha fatto la donna. Mia madre ci frustava e ci dava le carezze. Quindi. Io penso che tu hai fatto una vita un po' meglio. I genitori li tieni sempre dietro, se hai bisogno ti aiutano, non è che... Non erano proprio... non sono proprio facilissimi. Va bene.
Io ho 50 anni e non ho mai avuto una carezza da mio padre, nemmeno un bacio, mai. Non ho avuto carezza, non ho avuto bacio, nemmeno uno sguardo. Mio padre è cresciuto legato con la catena vicino a tavolo. Mia madre me lo racconta. Che senso, scusa? Mio nonno era vedovo, li picchiava i figli, li incatenava vicino ai tavoli. E noi siamo cresciuti senza carezze, senza sguardi, senza niente. E tu non gli rimproveri niente? Io che rimprovero? Che rimproveri? Non c'è niente da rimproverare. Ma da chi è che hai imparato ad essere un padre di adesso? Da me stesso. Gabriele è un figlio deluso. Un figlio che secondo me, non so lui cosa si aspettava dei genitori, però lui deve capire, Gabriele, che della vita anche un genitore non ti può aspettare niente. Ti devi sbracciare le maniche, la vita te la devi affrontare tu. Federico è veramente una persona incredibile, mi ha colpito. Io penso in vita mia di aver mai incrociato una persona capace di dare così tanta importanza alla famiglia, capace di sacrificarsi così tanto per suo figlio. Veramente da quel punto di vista mi ha tolto il fiato. Detto questo, io dopo aver fatto tutti questi letti mi sento la schiena a pezzi, quindi me ne vado a dormire pure io. Per il nostro boss è terminata anche questa dura giornata di lavoro. Gli spettano un paio di ore di pausa per sgranchirsi le gambe sulla terraferma. Direi che è il momento giusto per andare ad incontrarlo. Ho sentito che la nave su cui sei imbarcato ha il nome di tuo fratello. Sì, Achille, da Achille, mio fratello, sì. Abbreviativo. Ma anche tu hai una nave con il tuo nome? Sì, tutti e cinque abbiamo una nave a nome nostro, solo che mentre le mie due sorelle, Drea e Otta, da Andrea e Carlotta, e Aki e Tommy, sono tutti navi grandi per la Sardegna, il piccolo mobiale resta l'Isola d'Elba. Come sta andando la tua esperienza in Incognito? Bene, i lavori si sono rivelati pesanti, ho trovato persone che ci tenevano, persone a cui piaceva quello che facevano, che si prendevano cura della nave, come se fosse casa loro, anche perché di fatto poi lo è. Io ti vedo molto diverso, ti senti cambiato anche tu? A furia di togliere la ruggine dalla nave me la sono tolta anche un po' da me stesso, diciamo così. Senti, la tua famiglia ti è mancata? Ma, insomma. Vogliamo vedere se anche tu sei mancato alla tua famiglia? Magari. Ciao Ale, sono contenta che tu abbia fatto questa esperienza, spero che ti porti veramente tanto nella vita. Ti volevo dire una cosa che forse non ti ho mai detto, so che sono stata certe volte abbastanza così un po' dura con te, un po' severa, però tu sei molto brava a volare, io sono stata quella che ti ha dovuto far camminare con i piedi per terra, quindi te lo dico solo una volta nella vita, scusami se certe volte sono stata un po' troppo severa. Ti voglio bene, ti aspetto, ciao. Ma è molto bello. Molto, molto bello. Manca ancora qualcuno, però. In questi giorni l'hai sentito, papà? No. Neanche un messaggino? Di questo non mi va di parlare. Beh, invece un messaggio te l'ha mandato. Ciao Ale, ti ricordi di quello che ti dice tuo padre? Molto meglio stare su una nave in mezzo al mare che stare chiuso in un ufficio a Milano. In bocca al lupo e un grande bacio. Bello. Sei contento del messaggio di papà? Molto, molto.
credo che i tuoi genitori siano molto orgogliosi di te. Sei d'accordo? C'è qualcosa che non va? Ti vedo un filino pensieroso. No, no, sono un po' stanco. Sì, giustamente. Io so che tu hai ancora pochissimo tempo per sgranchirti le gambe sulla terraferma. Mm-hmm. Quindi ti lascio andare. Ok, d'accordo. Continua così, bravissimo. Grazie. Il videomessaggio di mia mamma è stato bellissimo. È una cosa che mi ha emozionato profondamente e a me farmi scendere una lacrima non è una cosa facile. E mia mamma ci è riuscita, ha detto una cosa che non mi aveva mai detto prima e in particolar modo quello che mi ha colpito è stato quando ha detto che pur sapendo che io avrei potuto volare nella vita, lei doveva insegnarmi a camminare. Voleva che io sapessi cavarmela al di là di tutto. Voleva che non mi montassi la testa e spero in questo di averla resa orgogliosa, perché credo di avere un lato molto umano e molto semplice che va al di là di quelle che poi sono le apparenze della mia vita. Ti voglio bene, mamma. In un solo viaggio, la nave Aki può trasportare fino a 2200 passeggeri. 2200 passeggeri che usano bagni, che salgono e scendono con scale ed ascensori e che spargono briciole, cartacce e lattine ovunque. Il nostro giovane boss oggi sarà un piccolo di camera, ovvero un addetto alla pulizia dei luoghi comuni della nave. Ad accompagnarlo in questa faticosa giornata sarà Francesco, un trentenne calabrese famoso per il suo irresistibile accento e il suo singolare modo di vedere le cose. Gabriele, piacere. Piacere, Francesco. Piacere. Ah, dobbiamo lavare un po'? Sì. Lavare un po', prendo la copa la paletta. Togliamo tutte le carte. Sbarcati i passeggeri a Olbia, iniziano le pulizie di tutte le zone comuni. Ora va bene così, ora mettiamo tutte le sedie a posto. Il divano. Ok. Tutta mamma. Va bene così. Ok. Ok, perfetto. Sposato? No, niente. Ma io lavorare tranquillo e di pensare la famiglia pure. Soprattutto la famiglia e soprattutto di mangiare. Se non si lavora non si mangia. Francesco mi ha detto che per lui il lavoro non è importante, è fondamentale. Questa sua motivazione secondo me dovrebbe essere d'esempio per tutti. Successo a noi. Quando sono entrato nel bagno l'odore era molto forte, poi chiaramente non essendo abituato mi ha veramente infastidito. D'altra parte dalla nave erano scesi più di 1000 passeggeri. La soluzione potrebbe essere fornire delle mascherine facoltative che le persone possono utilizzare mentre lavorano nei bagni. Mi sono più sporco di prima. E beh, quando fa così, una macchia tipo anda, si vede brutto, ma ti deve togliere. Zitto. Dai, prossimo faccio io. È finito qua. Ok. Anche di là. C'è questa macchia che non riesco a mandarla via. Poi col spazzolino. Vai all'altra parte. No,
Gabriele, non ti stare seduto. Ti stare un po' all'impiede, non ti fa male la schiena. Così, va. È uscito pulito, sì? Sì, sì, pulito, pulito. Là. A posto. Ti togli anche le, i gettini. E si apre, guarda. Così. Li mettiamo nuovi ogni volta? Nuovi. Deve cambiare. Quelli vecchi li buttiamo? Sì. Perfetto. E si cambia. Ma come mai usi un solo guanto e non due? Allora, una guanta è questa. Apre e butta. Ma no, con i guanti non esce, vedi? Ah, ho capito. Quando vede la pipì, usa sempre i guanti. Ok. Forse sarebbe stato più igienico lavorare con due guanti anziché uno. Francesco mi ha risposto che preferiva lavorare con un guanto perché con due guanti non aveva abbastanza appiglio per fare poi altri tipi di attività. Cioè, non c'è la luce? Questa è rotta, questa luce? E non l'hanno sistemata? La lampadina, deve scrivere una lampadina impomenata. Deve andare all'ufficio. Sì, l'elettricista poi la sostituisce. Le fontane al tanaio. Cosa, scusa? Le fontane, perché c'è un lavandino che perde acqua. Se un lavandino perde acqua? Sì. E la aggiungono al tanaio. L'accento di Francesco mi ha messo davvero in difficoltà. A un certo punto ha tirato fuori un ottonaro sul quale proprio ho allargato le braccia e ho detto questa proprio non l'ho capita. No, ottonaio. Non l'ho capito. Quello che aggiungono la macchina, ottonaio. Ottonaio? Sì. Fanno aggiungere i bagni, tutto. Ma è tipo un idraulico? Sì, no, ho capito, ho capito. Apro, carica l'acqua. Andiamo. Dopo aver lustrato tutti i pavimenti e i gabinetti del Ponte 8, il piccolo di camera Francesco insegna a Gabriele come far brillare i vetri. A te che lavoro piacerebbe fare? È sempre uguale, ho cabine, ecologia. E da 3 anni ho passato 3 anni, 4 anni di cabina. Francesco, pur amando il suo lavoro, è molto indispettito nei confronti dell'azienda e reclama che, malgrado i suoi 11 anni di servizio, ancora non ha mai avuto un passaggio di grado e si è visto scavalcare anche dai colleghi alle prime armi. Devo cambiare un'altra compagnia perché già quasi 11 anni non mi faccio i gradi. Vediamo un ragazzo a manco 18 mesi, a 5 mesi già è passato i gradi e non sapeva fare niente. È giusto, la società è sbagliata pure. Uno dei problemi principali che Francesco incontra nel suo lavoro è senz'altro lo sforzo immane che serve per spingere i pesanti carrelli della biancheria sulla moquette della nave. Una biancheria pesa 100 kg, potrebbe essere, ti uccide proprio. Ci vuole almeno 2 persone per prendere una biancheria. E tu lo fai da solo, delle volte? Io faccio forte. Quando non c'è nessuno faccio forte, forte. Devi proprio appendere, se non ce la fai. E così non ce la fai. Col peso. Sì. E poi c'è il quintale. Questo qua, un carrello già si è appezzato. È piccolino rispetto a me. Immaginarmelo appeso a questo carrello gigante che doveva farsi peso col corpo per farlo salire sul gradino mi ha fatto tenerezza. Certo, però stare in nave, uno sta sempre lontano dalla famiglia, no? Sì, questo sì, è lontano. C'è stato un episodio che Francesco mi ha raccontato della sua vita nel quale davvero gli brillavano gli occhi, ovvero quando dopo un imbarco di oltre 6 mesi ho visto sua sorella arrivare dietro tutta la sua famiglia. Io immaginate, e guardavo, non c'erano i miei, hanno fatto la ciappetta dei miei. Tutta la tua famiglia? Tutta la famiglia. Siedeva che nel raccontarlo ancora dopo 2 anni, 3 anni da quando è successo, ancora fa rivivere l'emozione agli altri. Ma mi sta piangendo, che fa? Mi è venuto il freddo della testa. Questo racconto ha fatto brillare gli occhi anche un po' a me. Quindi alla tua famiglia sei molto legato, sì. Sì. Ora penso a lavorare, perché devo mangiare in famiglia. Quindi papà non lavora, mamma non lavora, hai una sorella che si è demuta. Quindi pensi tu a tutta la famiglia, col papà che sta male, sorella che non può lavorare. Hai una sorella che si è demuta pure. È una storia. Una bella responsabilità. Francesco è una persona di grandissima responsabilità, ha scelto la famiglia, l'ha messa al primo posto come cosa più importante della sua vita. Però è morta mia nonna, nel 2005. Aveva una malattia brutta, ti ha operato nel cuore. Mia nonna non è cresciuta. Tornare per lei, eravamo senza soldi. Quando ero piccolino,
mi ha fatto imparare anche la bicicletta. Anche mi sento nel cuore, però. Mi sono comprato un gratta vince. E c'è nonno. Mi servono una cosa dei soldi. Ho messo la fotografia nel tavolo. C'è la fotografia di tua nonna? L'hai tenuta a fianco al gratta e vinci. Una volta che ha deciso di provare con un gratta e vinci, lui teneva a fianco al gratta e vinci la foto della nonna mentre lo grattava. Ho grattato. Niente. Nero, niente. A tavola trappando. L'ultimo nome. Ma che dici? 5.000 euro. Quando ho preso 5.000 euro, è venuto. Ah, quella, il fuoco della testa, gridando. Proprio quella volta lì, affidandosi a sua nonna, è riuscito a vincere 5.000 euro. Soldi che poi ha usato per la sua famiglia, neanche per se stesso, per comprarsi una cosa. Mi pagava pure i cambiali, televisione, mi salvava. E non ti sei comprato nulla poi? No, io no, mi pagava tutto, mi ha tolto a mangiare a piedi. Invece di usare i 5.000 euro per comprarsi qualcosa, ha preferito saldare i debiti della famiglia. Davvero complimenti. Che vabbè, che facciamo? Vogliamo un po' vetro? Ma no, devi per il capo. Certo, ci sgrida. Si grida. Gabriele più avanti diventa grandissimo, lavoratore. Francesco è un ragazzo veramente in gamba. È un ragazzo cui è impossibile non affezionarsi subito. Io me lo terrei dietro, porterei con me in giro. Ha l'aspetto di uno che è pronto a farsi mangiare dalla vita, masticare via e digerire. E invece è un ragazzo che la vita se la mangia a denti stretti. Tutti i dipendenti che hanno lavorato con il boss in incognito sono sulla nave. Lui li fa convocare immediatamente negli uffici a terra. Questo genere di convocazione per un marittimo normalmente non promette nulla di buono. Pronto, ufficio commissario? Sì, comandante, un attimo, arriva Fedeli. Comunicazioni di servizio, Fedeli, Federico. Con urgenza all'ufficio commissario. Pronto? Sì, subito, sto scendendo. All'ufficio. Devo andare all'ufficio. All'ufficio? Sì. Annalisa, con urgenza, all'ufficio commissario. Va bene. Quando chiama la società all'ufficio vuol dire che è successo qualcosa di grave. Credo che non sia successo niente di... Non lo so, io sto tranquilla. Poi se è successo qualcosa sono pronta a dare spiegazioni, non è un problema. Pronto? Sì. Ufficio armamento? Ok, va bene. A terra? Armamento a terra? Non lo so per quale motivo. Adesso vogliono la mia presenza. Andiamo a vedere. È arrivato il momento che noi tutti aspettavamo. Il boss dichiarerà la sua vera identità ai dipendenti che l'hanno conosciuto come Gabriele. Gli comunicherà sia le cose positive che quelle negative, scoperte lavorando in incognito al loro fianco. Ci conosciamo? No. Penso di sì. Sono Alessandro Onorato, l'armatore di Moby. Io l'ho conosciuto per Gabriele. Sono il tuo capo. Molto piacere. Uno dei motivi principali per cui mi sono presentato in incognito è che i nostri servizi di bordo, in particolare il bar, non rendono come vorrei. Quindi sono venuto ad indagare di persona al bar.
Sai qual è stata la prima cosa che ho notato? Cosa? Che la vetrina era davvero poco curata, addirittura appannata. Ma posso obiettare, posso rispondere? Prego. Questo non è un problema del bar. È un problema che la vetrina non funziona e si appanna. Questo è. Quindi o sto dietro al bancone a servire i passeggeri o mi metto così vicino alla vetrina, ogni 5 minuti la asciugo. Tu mangeresti un panino che non riesci a vedere? No. Però io ho anche qualcosa da dire sul tuo conto. Mi illumini. Io preferirei me lo dicessi tu. Ma... forse ho usato il caffè che è caduto sotto il macinino per... l'ho rimesso di nuovo dentro la macina. Questo è stato l'errore. A me non mi sembra ci sia molto da ridere. Ma io non sto ridendo. Sto sorridendo. E sono così. No, la piccola di camera, Annalisa Esposito è così. Annalisa Esposito è così. E fai benissimo essere così, Annalisa. Io non ho mai conosciuto una persona con la tua forza. Ed è per questo che voglio farti un bellissimo regalo. Oddio, veramente. Un viaggio eccezionale. Dove? Però pure quando mi consegna la busta vedo che trema, allora è proprio un fatto suo. Voucher per 2 persone, valido per il viaggio dei Capodanni. Esatto. La tua malattia ti ha fatto perdere un Capodanno. E una come te non può mancare una festa così divertente. Quindi ti voglio far recuperare quel Capodanno. Ne farei 2 in una notte. No, perché la penultima seduta di che me l'ho fatta proprio a Capodanno. E quindi in cosa consiste? Mi festeggerai 2 volte questa volta. Andrai a caccia di aurore boreali in Lapponia. Andrai su slitte trainate da remi. Oh, con Babbo Natale a timone? Questo non lo so. Ma penso di sì. E ti godrai il primo Capodanno a cenare in una sauna. Subito dopo attraverserai il fiume. Mm-hmm. E il fiume torna. Arrivo in Giamaica. No? No. In Finlandia. Dove festeggerai il secondo Capodanno. Sei riuscita a trasformare una malattia che terrorizza nel tuo punto di forza. In energia pura. Tutti lo possono fare. Te lo dissi l'altra volta, no? Tutti abbiamo il potenziale. Basta solo attivarlo. Infatti dopo una chiacchierata con te qualunque problema sei di nessuno. A confronto sì. No, io non ci credo a questa cosa. Ma perché a me? Perché io mi sento catapultata in un film? Non lo so come mi sento in questo momento. Ma veramente sei Alessandro? Sì. Oddio. Alessandro Onorato. Eppure, non so, me lo ricordo diverso. Forse l'ho visto troppo tempo fa. Quando ancora era un pischelletto. Quindi quando... Adesso ho la cravatta, quindi è diventata una persona seria. Non è che ti confondi con mio fratello, mio padre, no? Beh, è un po' più armatore lui. Ah. Un po' più boss. Ah, è più boss mio sì, fratello. È più boss. Sono stato troppo morbido allora. Fatelo regalare da Achille il viaggio. No, posso, per favore, cambiamo discorso, che altrimenti... Suo padre è un signore. Io no. Ma io non ho modo di conoscerla a fondo, quindi non posso... Oh, finora non sono un boss, non sono un signore, sono un babà. Mannaggia a me, mannaggia. Io so così, che devo fare? Ma che devo fare? Ma veramente l'armatore? Io ancora non ci credo che lui, io mi fingeva l'amico. Brava Alessandro. Vuole venire lui con me?
così lo sveglio un po', perché mamma mia. Mario. Sì. La nave è una struttura complicata. Molto complicata. Che va controllata in ogni minimo particolare. Io da un marinaio mi aspetto che questo lo sappia. Deve avere occhi dappertutto. Deve essere onnipresente. Da poppa a prua. Certo. Tu ce l'hai gli occhi dappertutto? Quello che mi compete, sì. Dove erano i tuoi occhi quando me ne sono andato? Io dovevo fare altre cose, altri lavori, altre mansioni. Non sono pagato per pensare, sono pagato per agire. C'è gente che pensa per lei. Ma io mi sono allontanato per aiutare i tuoi clienti. Quello che ha fatto lei non lo deve fare, perché lei lascia un operaio, un collega in difficoltà. Noi eravamo allo sbarco, era all'imbarco che ci stavano 100 auto, 50 auto da parcheggiare, lei mi avrebbe basta solo, in balia della gente, confusione, cose. Invece queste cose non le devi fare. Proprio perché era la prima volta che un giovane ragazzo saliva su una nave, dovete avere occhi anche per lui. Certo. Il garage è pericoloso, lo sai. Certo, come no, pericolosissimo il garage. Pericolosissimo il garage. Quindi si doveva proprio allontanare questo ragazzo, doveva stare vicino a me, non andare per i fatti suoi. Appunto perché io guardo la macchina, non guardo lui. Lui deve guardare me, mi deve seguire quello che faccio. No che è bello e buono sparisce. Quindi la colpa è del ragazzo, non è colpa tua? No, la colpa è mia che lo dovevo mantenere. La colpa è del ragazzo che non ha fatto quello che gli ho detto io. Mario. Dica. Tu credi di essere tagliato per stare sulle mie navi? Ha detto agli altri... Le altre persone sono persone capaci. Sei una delle persone più affidabili e delle quali ho più fiducia di tutte le persone che ho incontrato sulle mie navi. Grazie. Questo mi fa veramente piacere. Sei un uomo dall'aspetto ruvido. Vabbè. Ma io penso tu abbia un cuore molto tenero. Beh, io penso quando vedo un altro ragazzo che vuole imparare. Penso ai miei figli, quindi cerco di aiutarlo. Mi emoziono. Mario, ti emozioni perché sei una persona vera. Papà. Io penso che tu sia diventato un bravo papà grazie a tuo papà, lo sai? Sì, questo sì. Questo sì, mi ha insegnato parecchio. Ecco. Mi devi fare una promessa. Sì. Se mai litigherai con uno dei tuoi figli, devi poi fare di tutto per ricucire. Ma io con i miei figli litigo. Però io mi sono posto una cosa, che si va alla sera, si chiude sempre col sorriso. Sia che mia moglie e miei figli, non andiamo mai bisticciati a letto. Ho una cosa, un'altra, se scherza, si fa di nuovo. Vai sempre, tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni. Non esiste più di 24 ore besticciati. Io non voglio che tu faccia con i tuoi figli l'errore che tuo papà ha fatto con te. No, no, questo non lo farà mai. Questo è mio figlio, non credo. Sei orgoglioso dei tuoi figli? Sì, molto. Molto. Tu, Mario, mi hai insegnato una cosa molto importante. Che a volte bisogna saper parlare col cuore e superare l'orgoglio. Sì. Sono stato a volte orgoglioso e mi sono pentito. Il rapporto con mio padre non sono riuscito a parlare gli ultimi tempi e cose, quindi è lì. Niente. Mario, tu mi hai dato dei grandi consigli. A me non piace prendere qualcosa senza dare qualcosa in cambio. Io quindi ho pensato a un piccolo regalo per te e la tua famiglia. Visto che so che a te piace mangiare, ti piace la cucina di tua moglie, so che state facendo dei lavoretti a casa. Beh. E allora, qua ci sono dei cataloghi per delle belle cucine. Sceglietene insieme una, che poi ve la regalo io.
Che è uno scherzo? Non è uno scherzo. Grazie. Grazie a te. Non immaginavo una cosa del genere. Grazie. Mi resta un po' sorridere, non so cosa. Grazie di tutto. Ancora non ho aperto neanche i cataloghi, che non ci credo. Dare un pizzicotto, perché non è vero. Chi siete? Non mi ricordo io, perciò lo chiedo, non è vero. Sono Alessandro Onorato, armatore di mobili. Sono il tuo capo. Dite che è successo qualcosa, ha fatto qualcosa, ha fatto qualche errore, ha fatto qualche sbaglio. Federico, io ho voluto lavorare con te perché l'ordine e la pulizia sì. sono la prima cosa a cui un cliente guarda quando entra in una cabina. Sì. Tu pensi di aver fatto un lavoro all'altezza dei nostri standard? Io penso che il lavoro che faccio va bene, poi è lei a giudicare, io non sono nessuno, non posso giudicare, non posso dire niente. Allora giudico io, sei una persona correttissima, a me piace come lavori, mi piace come ti sei rivolto a me, mi piace come mi hai insegnato. A me mi fa piacere, vuol dire che sono in grado di insegnare qualcosa a qualcuno. Secondo me sì. E io la ringrazio. Sto sudando freddo. Sei una persona che lavora con passione e con amore. Io vorrei che tu trasmettessi questa passione e questo amore che hai per il lavoro a tuo figlio. Mio figlio ce ne do tanto, ma proprio tanto, guarda. Io però voglio che tuo figlio possa fare il lavoro che vuole e che possa amarlo come tu ami il tuo lavoro. Normale. Ed è per questo motivo che voglio che tuo figlio abbia la possibilità di sceglierlo. Quindi questo è per tuo figlio. Manca soltanto la data e la firma, però non so qual è il suo compleanno. Perché questo assegno sarà valido solo quando compierà 18 anni, in modo che possa servirgli per gli studi. Saranno suoi. Ok. Sono 5.000 euro. Intestati ad Alessandro Fedele, tuo figlio. Ok. Io vi ringrazio. Non so cosa dire. A questo aggiungerò un piccolo premio di produzione che vedrai accreditato sul tuo prossimo stipendio. E quello è per te e per tua moglie. Quello che non deve più succedere è che tu e la tua famiglia andiate a letto di giorno. Te lo auguro. Pensavo che oggi era il mio giorno di licenziamento. Io sai, io sono orgoglioso di fare il lavoro che fa mio papà, di fare il lavoro che faceva mio nonno. Sono anche orgoglioso di averti nella mia azienda, sai? Mi auguro solo che esci un po' di lavoro più spesso, basta. C'è la mia preoccupazione. Il dottor Onorato ha detto che mi farà lavorare di più. Io mi auguro che sia così, perché a me regali, i soldi non mi servono, mi serve il lavoro. E i soldi me li voglio guadagnare, voglio lavorare come lavora tanta gente. Ma Gabriele, sì, buonasera. No, sono Alessandro Onorato, l'armatore di Moby. Sono il tuo capo. Secondo te perché ti ho mandato a chiamare? Ma manca, non hai idea. Sai, la pulizia a bordo è una cosa a cui io tengo tantissimo. Perché la pulizia a bordo è il biglietto da visita della nave.
è la cosa più importante. Le persone devono sentirsi a casa sulle mie navi. Casa tua com'è? Pulita o sporca? Sempre pulita. E secondo te la nave? La nave la pulisci con la stessa attenzione? Tipo come a casa mia. E tu secondo te sei un bravo lavoratore? Se non mi dicevo non era lavoratore, non lavoravo più. Tu che ruolo hai sulla nave? Piccoli di camera. Ti sbagli. Fino a ieri eri piccolo di camera. Da oggi sei garzone di camera. No, non ci credo. Non ci credo. Davvero? Davvero. Perché piangi? Emozioni. Emozioni. Mi fai piangere anche a me. Adesso sei garzone di camera. Sei contento? Sì. Grazie. Ce l'hai ancora la foto di nonna? Tu mi hai raccontato una bella storia. Io ora voglio fare un esperimento. Ti va di fare un esperimento con me? Sì. Tienitela vicina, tienitela stretta. Io qua ho un altro biglietto da grattare. Metti la foto di nonna a fianco. Così. Che cos'è? 5.000. 5.000 euro. Hai vinto. 5.000 euro, veramente. Bene, bene, bene. Veramente. Nonno, mi danno il cuore, nonno. Ti ha portato bene, nonna, vero? Manco. Dai, fammi un bel sorriso. Nonna, sono sempre con te. Ciao, grazie di tutto, il cuore. Il boss ora siede al posto dei suoi dipendenti. Questa esperienza l'ha sicuramente cambiato. Costantino! Allora? Una settimana fa ho conosciuto un ragazzo di San Babila e adesso mi ritrovo davanti a un uomo con un grande bagaglio di esperienze. Sicuramente, sicuramente. Cosa mi sai dire delle persone che hai conosciuto? Le persone che ho conosciuto hanno un cuore enorme. Questa penso sia la cosa più importante di tutte, al di là del lavoro e dell'impegno che ci mettono. Perché lo fanno non solo per loro stessi, ma soprattutto per le loro famiglie. E comunque sono sempre persone che sono lontane da queste famiglie per gran parte della loro vita. Ho visto che sei riuscito a entrare in contatto con molti di loro emotivamente. Mi chiudo sempre a riccio. Fatico a far entrare le persone in confidenza con me,
Con loro invece è passato poco tempo e insomma, penso che riuscire così in sintonia sia una cosa davvero speciale. Come cambierà la tua vita da domani? Domani si sveglierà un Alessandro con ancora più energia, con ancora più voglia di fare, con ancora più voglia di mettersi in gioco e pronto a impegnarsi ancora di più in tutto quello che fa. Ti senti pronto a riprendere il tuo posto adesso? Non vedo l'ora di riprendere il mio posto. E allora facciamolo subito. Riprendi il tuo posto da boss e ancora complimenti, Alessandro. Grazie mille, Costantino. Bravo. Nella prossima puntata conosceremo Angelo Rinaldi, presidente di una delle più grandi aziende di logistica italiane. Ho deciso di tentare questa esperienza in incognito perché, conoscendo meglio l'azienda dall'interno, si possono capire i punti di forza e migliorare, quindi aggredire il mercato in forma più importante. L'azienda si occupa principalmente di trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale. Da boss elegante e intraprendente, Angelo si trasformerà nel simpatico Maurizio, un affabile quarantenne con la battuta sempre in tasca. Bingo. Sì, cosa che meglio. Sarà lui il nostro boss in incognito, che lavorerà come magazziniere, trasportatore. Va bene, no? Tranquillo. Sì, abbastanza. Meccanico. Pesa. La miseria. E facchino. Si sente, eh? Le nostre telecamere riprenderanno tutto con la scusa di girare un documentario che vuole raccontare l'inserimento di un nuovo dipendente rimasto senza lavoro a causa della crisi. Durante questa settimana di duro lavoro in prima linea, conoscerà persone interessanti e arricchirà il suo già grande bagaglio di esperienza. Ce la faccio, eh? Ma a una certa età si perde pure un po' di vista. Dovrà sfruttare tutte le sue capacità comunicative e tralasciare quelle imprenditoriali per fare in modo di non essere riconosciuto. Vedo che ci sono telecamere. Vabbè, telecamere ci sono per controllarci, ma se tu sei una persona per bene, ti comporti per bene, la telecamera non crea nessun problema. Solo alla fine svelerà a tutti di essere stato un boss in incognito e a qualcuno di loro darà un premio speciale. Per te no, Daniele.